Benvenuti a tutti. Oggi è mercoledì, 7 settembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Intime confidenze e fiducia reciproca. Impresa non facile conquistare la vostra fiducia, siete nati diffidenti e diffidenti invecchierete. Oggi, però, complice il vostro astro guida Plutone, abbracciato alla Luna e in sestile a Nettuno, qualcosa nelle vostre difese comincia a sgretolarsi, vi commuove l'amico gentile pronto a elargirvi un prestito senza interessi e a rinunciare a un bel programma per starvi vicino e darvi una mano. Forse siete voi a pensare male, mentre gli altri vi aprono casa e cuore, non occorre giocare agli indovinelli. Quando avete bisogno di qualcosa, non aspettatevi di avere davanti un veggente, piuttosto abbassatevi a chiedere. Serata magica ascoltando musica dal vivo, in giro tra negozi e gallerie sentite la città pulsare, accorgendovi di quanto è bella. C'è molta disonestà e ambiguità intorno a voi, qualcuno vicino a voi appare ambiguo, disonesto, inaffidabile. Una donna poco sincera, un'amica infedele. Una fiducia mal ripagata, donna poco leale e malfidata potrebbe mettervi in difficoltà. Persone poco sincere che vi circondano vi creano problemi e difficoltà. Attenzione alle nuove conoscenze. Meglio essere sicuri in tutto quello che farete oggi, ogni più piccola indecisione, oggi, potrebbe essere fraintesa e presa come segno di debolezza. Se vi sentite delusa in amore, provate a guardare oltre le vostre stesse convinzioni e magari potreste scoprire che non sempre avete dato il massimo e siete ugualmente responsabili di ciò che è accaduto. I single farebbero bene a prendersi qualche pausa e a riflettere. Se la paura vi frena, fate in modo che questa non somigli alla codardia. Sapete bene che una difficile situazione che si è creata da tempo si risolve solo se l'affronterete con estremo coraggio. Se il vostro progetto è già avviato, cercate di coinvolgere quanti più amici e conoscenti potete, vi troverete di fronte a enormi soddisfazioni. Oggi dedicatevi alla casa, mettete a posto quello che c'è da mettere a posto e studiate dei piccoli cambiamenti che in seguito renderanno più armoniose le vostre giornate. Sarai distratto. Cerca di non fare più di una cosa alla volta. Liberati da una situazione poco felice. Tira fuori grinta e coraggio. Se qualcuno vi ha fatto capire di recente che non siete la persona adatta, non sforzatevi di piacergli ad ogni costo, siate voi stessi. È la premessa per incontrare la persona giusta. Dimostrazioni d'affetto e di stima da parte degli amici. Se sei single oggi potresti avere un colpo di fulmine. Qualche nube in amore potrà essere dissipata con un dialogo più aperto e costruttivo. Cercate di non tirare troppo la corda con chi è paziente con voi. Prima di prendere una decisione finanziaria, accertatevi di essere stati adeguatamente informati, e se possibile fatevi consigliare da un vero amico. Fate molta attenzione ai dettagli, alle piccole cose che potrebbero sfuggirvi nel lavoro. Malgrado Urano sia da un po' di tempo in un segno per voi tecnicamente ostile sulla ruota zodiacale, un ritmo brillante, vivace, operoso caratterizza questa vostra giornata. Plutone, dal segno del Capricorno, è in bell'aspetto e sarà il vostro protettore celeste, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 16 al 22 di novembre. Il pianeta vi consente anche di provarvi in varie discipline sportive tipiche del vostro segno, come il nuoto, la corsa leggera, la ginnastica artistica, con un discreto successo. Single potranno sfruttare questa giornata per farsi avanti. Se avete ricevuto promesse sul lavoro potrebbero essere mantenute anche se con qualche ritardo. State mettendo in discussione i vostri stessi risultati, quindi è normale che qualcuno possa ricredersi su di voi e sulle persone che avete vicino, oltre che sui progetti che avete sponsorizzato in precedenza. Forse non vi sembrerà necessario, ma è invece indispensabile. Soprattutto per alcune persone, dare sempre l'idea che si sappia ciò che si sta facendo o ciò che ci si accinge a fare, anche cambiare opinione su qualcosa. Con Urano contro è chiaro che siete nervosi, non sopportate gli altri in genere, le notizie al telegiornale vi allarmano, la vostra reazione è di collera furibonda.
Vi manca il basco del rivoluzionario e sareste perfetti. Scherzi a parte, oggi l'umore non è dei migliori, a confermarvelo la coppia Luna-Plutone sestile al vostro segno, che vi fa parlare in tono amaro è sempre e soltanto del passato. Un vero peccato, perché gli amici e i colleghi, più ottimisti e speranzosi di voi, cercano di trasformare le carte di picca in cuori. Il pensiero positivo fa miracoli, ecco perché ci riescono davvero. Amore ed Eros. Provate a fidarvi anche voi di quell'energia meravigliosa che si chiama amore. La poesia, la bellezza, l'armonia sono forze imbattibili, più potenti di tutto. Saranno loro a vincere sull'entropia, l'ingiustizia, la bestialità umana. Abbiate fiducia. Così come un po' di ottimismo in più dovreste riservarlo a un'amicizia che stenta a diventare amore, solo perché siete voi i primi a mettere i paletti. Lanciate qualche segnale, lui o lei non aspetta altro. Cari Scorpione, i single potranno sfruttare questa giornata di inizio settembre per farsi avanti. Se avete ricevuto promesse sul lavoro potrebbero essere mantenute, anche se in ritardo. Tenete duro. Se con il partner siete in una situazione di stallo, passate un po' di tempo separati. Darà ad entrambi la possibilità di rigenerarvi in modo che quando vi incontrerete di nuovo, più tardi, vi relazionerete in modo significativo. Attenzione e cura per l'altro. Questo è lo slogan che i pianeti vi impongono per garantire continuità e durata al vostro rapporto affettivo, e voi lo seguirete senza esitazione. Se siete single e festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 10 di novembre, avrete l'opportunità di conoscere una persona che solleticherà il vostro interesse. Il passo per arrivare a toccare il suo cuore non sarà tanto lungo. Lavoro e denaro? Tanto movimento, sia sul fronte scolastico che commerciale. I ragazzi studiano come matti, in vista degli esami prima che ricominci l'anno accademico all'università. In azienda riprendete trattative interrotte e avviate contatti lasciati un po' in disparte. Nella mente un fermento di primavera, anche se il cielo e il colore degli alberi ormai assumono sfumature vagamente autunnali. La forza di volontà vi contraddistingue da tutte le altre persone, ma spesso questa vostra qualità potrebbe andare a scemare se non ci sono le basi per costruire qualcosa di importante. Riuscite, con pazienza e prontezza di riflessi, a risolvere un problema che si è creato tra colleghi. Urano, nel segno per voi tecnicamente ostile del Toro, specie se siete nati nella seconda decade, vi ostacola nel trovare le parole giuste per chiarire le situazioni, ma voi recupererete con buon senso, autodisciplina, chiarezza di intenti. Benessere. Il movimento è vita, ricordatelo ogni volta che vi viene voglia di abbioccarvi, sprofondando sul divano con un libro che tanto non leggete. Meglio leggere al parco, mentre Fido fa amicizia con i suoi simili, mentre con un po' di jogging sarà più facile mantenere i benefici acquisiti in vacanza. Tutto procede in modo spedito, ora le vostre energie sono al top. Dedicatevi senza troppo sforzo alle attività preferite. Ma non esagerate. Lo sport deve essere un svago, non un assillo. Per lei, andirivieni tra casa, azienda, clienti e qualche bel locale, dove mangiare un boccone, parlando di lavoro, felici della piega che stanno prendendo le cose, ma ora sognate solo una doccia e una pennichella. Per lui, momenti magici coi vostri figli, immergendovi nei loro problemi, inseguendo i loro sogni, sentite che il tempo non è mai trascorso, avete pressappoco la stessa età. Colore delle emozioni, blu oltremare. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 9. Finanze, 6. Benessere, 9. Grazie per aver guardato l'ideo. Spero di vederti presto.